Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, nuova puntata, pubblico affamato, quello sempre. Attento anche alle ricette che cucineranno oggi i nostri due concorrenti e giudicate in maniera... un sole, fiammetta fatta. La luce che illumina il tavolo rosso qua della regia. Però c'è la nuvoletta che critica sempre Riccardo Rossi. La nuvoletta, bravo, mi piace. E poi il cielo si rischiara e viene fuori uno splendido celeste, verde, azzurro, acquamarina, non so che colore è, Chiara Manci. Chiara Manci. Manci? No. Cucina. Allora, abbiamo Stan, che sta per Stanislao. Sì, esatto. Ok, da Cosenza. Stan. Yeah. Che vive a Milano però ora. Dove di preciso? Arluno. Dove? Arluno. Arluno. Possiamo fare l'aperitivo insieme. Arluno. Arluno. Tutto attaccato però. Arluno, Ardu, Artre, la roba là. E poi, visto che abbiamo parlato di cielo, nuvole, sole, abbiamo un'altra stella. Da Roma. Basta, abbiamo fatto tornare tutto qua, eh? Sei bravo, sì, ma alla fine vedrai che... Io sono la nebbia. Signori, quattro sfide, la prima non dà punti, chi la vince sceglie dopo e ha questo piccolo vantaggio. È di manualità. Cos'è che è quella roba là? Cos'è che è? Questa? Guarda che bella che è. La chitarrina? Zin, zin, zin. No, la voglio vedere. Con questi si fanno spaghetti e la chitarra più... grandi o meno grandi. Questa è una puntata proprio di Quark. Questa è vera e propria manualità. Che spiega... Cioè, capito? Non l'avevamo mai fatti. Alla fine è anche semplice, perché non tutti hanno la macchinetta così. No. Comunque questo fa più nonna. Più nonna, eh? Sì. Allora, avete tre minuti, via! Stendere con la farina, porre sulla chitarra, passare delicatamente con il mattarello o con le mani anche. Scusa, si può fare. Allora no, è bello però. È bellissimo. E puoi variare le corde? No, ci sono da un lato più vicine e da un lato più distanti, così scegli la misura. Però sono due standard. Però è bellissimo perché poi sì. Tagli e... Cioè, ma dove si compra? Dall'alimentare? Dove si compra? I negozi che vendono attrezzi da cucina. E non ma tutti, Roma non ci sono. E non tutti ce l'hanno. Dove pensi che si arrivi in queste? Da... Da Roma. Abruzzo. In Abruzzo. In Abruzzo. D'Annunzio. Ora in terra d'Abruzzo. Ora in terra d'Abruzzo. E loro facciamo quella pasta lì. Stupendo. Lo spaghetto alla chitarra. Secondo me va fatto l'ideale, lo spaghetto alla chitarra è una matriciana abruzzese. Che ci fai tu con la chitarra? Ma infatti in molti ristoranti c'è da preparare una chitarra... Sì, magari così. Surgelata però. Ah, questa sì, è fatta al momento. A Parma, per esempio, ci sono dei posti dove ancora c'è la moda di tirare la sfoglia, anche a Bologna, Emilia, sì, comunque. Sì. Si tira la sfoglia a vista nell'office accanto alla cucina. Io a volte vedo fare lo spaghetto, anche perché è facile. Ci vuole un attimo di tempo. Infatti vorrei vedere proprio minuti. Come si fa. Dai, adesso vado là così, Sabrina mi sta vicino con le telecamere e tu vedi. In pratica, tanto voi avete ancora un attimo di tempo... In pratica. Porta un po' la chitarra qua, dai, su, Simo. Fammela vedere. Per ma allora dobbiamo stenderci, vedi? Ma dai! Non mi rompe le corde. E dietro che serve? E dietro è più sottile. Tagliolini e tagliatelle. Forte. Ma quanto costerà quell'attrezzo? Ma è un quiz. La signora lo sa. 20 euro, no. 20. 50. Non 50? 50, signora? Sì. No, cos'è? Non l'ha trovata 50? Chi offre di meno? Dai, un minuto! Vi ricordo che non dovete tirarla sottile come quella del raviolo. Dovete farla alta quanto larghe sono le maglie. Così viene in sezione quadrata. Lo spaghetto alla chitarra è quadrato in sezione. Ragazzi, oggi per me la puntata va bene così. Perché ho imparato troppe cose. Guarda che bello, guarda che bello. Ma è un'invenzione straordinaria. Ma guarda che l'hanno inventato da... Secondo te? Non è che hanno fatto prima la macchinetta elettrica, ma quella... Sì. Prima hanno fatto il sifone, l'azoto liquido, poi hanno inventato questa. Mazzo.
Avete 15 secondi, preparate anche un piattino. Guarda, un piattino ve lo do io. Oggi mi piace questa sfida, vi aiuto. Brava, Stella ha finito. Dai, dai, impiattiamo, 5. Dai, dai. 5, 4, 3, 2, stop, stop. Ma come escono? Lui non se ne fa fare uscire. No, perché tu gli hai detto fai due spaghi. E lui ha preso la lettera, ha fatto due spaghi. Ma dai. Brava Stella, vince la prova di manualità. È stupendo. Allora, risotto allo champagne? No, spaghetti alla chitarra. O pasta con la ricotta? Entrambi sono bianchi. Pasta con la ricotta. Ci piace. Oh, dai. Peccato, c'era una bottiglia a metà. Pasta con la ricotta, questo è l'ingrediente della prova di abilità. La pasta con la ricotta, detta così, per chi non l'ha mai mangiata, lo so che è buona, fa un po' e dici, ma come la pasta con la ricotta? Certo, ci deve essere qualcosa che dà sapore, la tira su. Basta che ci siano questi due ingredienti. Tutto il resto è dietro di voi. 30 secondi per fare la spesa, via! Stella la vedo molto calma, molto tranquilla. La facciamo facile facile? Facciamo una sorta di gricia con la ricotta, dai, senza offendere la ricetta originale. Rigatoni, 400 grammi, 250 grammi di ricotta fresca, non quella in vaschetta, vaccina. Mezza cipolla bianca, guanciale a volontà, tanto so come finisce, pecorino romano e pepe nero grattugiato al momento. Se trovate il pepe quello misto, va bene lo stesso, anzi meglio, più profumato. Limone, basilico come profumi, le cozze. Bene, formaggio, oh, questi ingredienti mi piacciono, entrambi. 10 minuti, via! Parto da Stella. Allora, che lavoro fai? Per ora faccio uno stage in un ristorante. Ah! Il cuore di Trastevere. Davvero? Certo. Oh. Quindi la sa fare bene questa pasta? Questa non è una delle nostre. Ha scelto lei? Però sì. Vabbè, insomma. A Trastevere la conoscono bene. Allora, nome della ricetta? È una pastotta, io lo chiamerei. Perché pastotta? Basta pasta... che non sia scotta, però. Pastotta. Pastotta. Che ci sono pistacchi, ricotta. Ah, okay. Pasta con la ricotta. Mazza, ragazzi. Giochetto di parole che... Hai capito? Ti piace stendere la pasta? Dopo la prova di manualità ti diletti anche qua. Come la tagli? Faccio con un coppa pasta rotondo di ravioli a mezzaluna. Ah, ok. Quindi un pasta... Ah, ma li chiudi proprio? Sì, sì, sì. Quindi usi la ricotta dentro profumata, esatto, con limone basilico? No, la ricotta dentro profumata con... I pistacchi rotti, insomma, sgretolati, sì, dentro, un po' di noce moscata e del basilico. Mm. E poi invece il limone va fuori come condimento con il burro. Oh, fai un burro, ti ricordo quante volte ho detto. Perfetto, ci piace. Quindi un burro con un goccio d'acqua fa l'emulsioncina e la profumi, esatto, con questi. Esatto. Invece Stan? Stan, no, Stan. Vabbè, però Stan è americanizzato. Stan suona meglio, fa più cucina. Stan? Stan. Allora, andiamo bene. Che lavoro fai? Allora, sono impiegato in banca e niente, sono direttore di un'agenzia a Milano. A Milano. A Milano. L'agenzia che si occupa di? L'agenzia che si occupa di banca. Ah, un'agenzia di investimenti, investimenti, finanziamenti, conti correnti, tutto quello che... che allontani. No, vabbè. Allora, titolo della ricetta, cosa hai tuffato in questa acqua, allora, che non era salata? Lo sai che non già, era salata? Già salata. Belli fusilloni. Delle eliche, i fusilloni. Mm-hmm. Verranno mantecati dentro il wok con peperoni, cipolla, cozze e un po' di pomodoro. Dopodiché verrà aggiunta la ricotta salata a parte. Ah, quindi la ricotta tu la usi come cacio ricotta. Esatto. Perfetto. Ci piace, le cozze le stai già aprendo, quindi userai anche l'acqua per delle, esatto, cozze. Esatto, per delle cozze per dargli un po' di sapore. Quindi lei ha l'incombenza, se posso dare due consigli, di far bene sottile la sfoglia, tu hai l'incombenza di far cuocere bene, risottare la pasta all'interno in modo che diventi non liquida, bensì viscosa. Bravi, entrambi belle ricette. Okay. Me gusta. Vieni, vieni. Vengo da voi. Vieni, caro. Scusate ragazze, parlo io. Dunque... È strano, dover cambiare. Nel precedente ciclo di Cuochi e Fiamme, a un certo punto, non so per quale motivo, francamente, io ho tirato fuori questa cosa della pasta con la ricotta.
fiammetta ha detto, ma non l'ho mai mangiata. Ti hai preso la palla al balzo e mi hai fatto un pezzo che è negli annali della TV italiana, negando l'esistenza della pasta ricotta, e me l'ho reinventata in sogno io. Ho ricevuto una mail delle signore Maria Fiorella, che io saluto, Maria Fiorella, che mi ha scritto: caro Riccardo, ti hanno dileggiato molto quella volta lì in puntata con le fiamme, ma sappi che noi la pasta con la ricotta se la mangiamo una volta a settimana. Capito? Se qualcuno ci aggiunge pure un po' di cannella. E io proprio per questo ho inoltrato la mail alla nostra attrice Barbara Boncompagni e questo è il risultato. Quindi, cara fiammetta, adesso l'assaggerai per la prima volta, non si può mai dire la vita, e te invece prendi e porti a casa, come diciamo a Roma, capito? Adesso parlate pure di voi, dei vostri cavalli. Me la ricordo io. Ma non è che ti sei sognato la puntata? Ti vedi tutte le puntate e c'è quella lì. Come mai te la sei presa con due e non con la tua adorata? Perché Chiara non ha detto niente. Chiara disse: faccio dei piccoli cose con la ricotta, Anthony. Allora, fiammetta, sì. Prima mi parla di ricotta, perché purtroppo per la fretta che c'è oggi, anche a fare la spesa c'è fretta, vedo che tutti comprano già le cose pesate, non si scelgono niente. E lo capisco, perché uno c'ha mezz'ora, deve prendere tutto, quindi anche le verdure a volte non si trovano quasi più sfuse, sono già tutte pesate. È vero, sì. Lo stesso la ricotta, pam, la prendi in vaschetta, però lì è una questione di cambio completo, quella è soffiata nella vaschetta, quindi è tutta sottile. È come un cemento, però. Sì. Esatto. Tu la metti, la mangi. Sì, è tutta un'altra cosa. Quando andate in Puglia, mi raccomando, siccome lì arriva il latte, la mozzarella e la ricotta, la mattina insieme al latte, al pane anche, c'è la ricotta fresca, appena tiepida. E lì, è una caffè, cosa. Zucchero. No, ma così. Sì, anche senza niente. Chiara, che ci fa con la pasta ricotta? Io adoro la ricotta di bufala, ovviamente, calorica, tutto quello che vuoi, però mi piace fare ripieni ovviamente della pasta, quindi anche del pacchero, ma anche della pasta secca, tipo pacchero oppure mezza manica, cosa del genere, mi piace da unire o emulsionarla con il pesto, quindi magari anche un pesto di menta che dà freschezza, e poi con dei sughi di melanzane, di zucchine, di verdure. Allora, tutto. Vi lascio qua perché ho visto, mentre tu parlavi, Stan che sta aggiungendo le cozze, giustamente, esatto, con il suo liquido, presumo, che aggiunga, perché è lì il sapore, negli ultimi 3 minuti spaccati da adesso potrà mantecarci la pasta. O a volte, consiglio a casa, si può anche lasciare le cozze via, così non danno fastidio. Con l'acqua si cuoce la pasta e poi si riaggiungono dentro. Comunque, quello è il punto di finitura, quindi fondo di cipolla, peperoncino, friggitello che dà profumo, pomodoro, le cozze, molto mediterranea, e si finisce con la ricotta salata. Mentre qua tu i ravioli l'hai già tuffati all'interno. Sì. Molto bene, ne facciamo vedere uno alla regia, giusto per... Eccoli qua. Perfetti, fatti bene, brava. E ora sta facendo quello che giustamente è la lucidatura del raviolo stesso, senza bruciare il burro, infatti l'ha messa a fiamma bassa. Scorza di limone, basilico e un goccino d'acqua di cottura. Ok, dentro il raviolo, ripeto, c'è ricotta, pistacchi, noce moscata. Lo zafferano, come lo usi? Lo uso per colorare proprio poco. Chiaro? Come una spruzzatina. Chiaro? Dai, vieni Rick. No, vabbè, sì, sentiamo. Dai. Tu fai la cosa? Vediamo se viene. Allora, padella calda, olio extravergine, aggiungete prima tritate la cipolla, aggiungete la cipolla tritata, la fate rosolare appena, senza bruciarla, e aggiungete un goccio d'acqua. Aspettavo solo quello. A quel punto, quando la cipolla perde, diciamo, il forte e l'olio essenziale, aggiungete il guanciale. Così. Fatto finissimo. Piano. Sì, perché ormai è andato. Sì. Lo fate sudare bene e in quel fondo ci risottate la pasta, quindi va scolata al dente, dura. Aggiungete l'acqua, fate risottare. Quando la pasta è al dente, aggiungete questa splendida massa bianca ricottata, la ricotta, la noce moscata, il pecorino. Vabbè, così. E poi? E poi pepe nero a volontà. A volontà. Basta! Devo
devo aspettare che si cuociano bene i ravioli, non vorrei sbagliare la cottura. Puoi fare quel che vuoi, per ora mi hai stupito già con il tuo spaghettone. Qua, Stan, dovevi fare il fabbro, Stan. Molto rustico. Bello, ci piace rustico, fidati, pulisci il piatto se vuoi aggiungere quel filo d'olio o quella grattugiata, tu l'hai messa a dadini la ricotta? Sì. Perché a volte, sai, si rischia a volte di andare fuori tema mettendo poco dell'elemento che sa, quindi pasta con la ricotta, visto bravo. Visto che c'è un po' di tempo, vedi? Vai. Vedi Ruggio? Ma... come aiuta Ruggio? Che piatto vuoi, Stella? Che poi sembra, che piatto vuoi, Stella? Stellina? Quello azzurro, come mio occhio. Quello azzurro? Mi piace, sì. Come i tuoi occhi? Sì. Eh sì. Già. 3, 2, 1, stop! Allora, con l'azzurro, che sarà poi anche il colore con cui voterete il nostro Stan, sta impiattando di giallo, che è il colore con cui voterete la nostra Stella. Sto cercando di fare un monologo per aiutarti, okay, però. Grazie, dai, ho fatto. E il suo... giustamente liquido sughetto, perché quello deve essere. Ve lo faccio io, bravi. Anche perché quando vedo comunque far pasta fresca, ripiena, qualche fiamme, mi piace. E questa bella porzioncina. Mamma mia. Belli. Allora, Stan ha fatto frigitelli, cipolla, cozze, pomodoro e ricotta salata. Very difficult. Bravo, molto saporito il sugo. Si sente bene, allora ti dico, i pezzettini, i cubetti, ha fatto bene Simone a darti il consiglio di aggiungere dopo la ricotta, perché effettivamente i cubetti ce ne sono pochi e io ne ho preso uno, però non emerge più di tanto come elemento protagonista. Invece con l'aggiunta sopra è molto buona, anche un po' filamentosa, molto buona e ben condita, quindi ottimo piatto. Allora, prendo un po'. Dov'è? C'è lì qua. Eccola, per davvero. Questa ricetta, Riccardo, a parte il pesce, è un po' quello che ti piace a te di solito. Però ricotta un po' missing, è molto buona. Il frigidello purtroppo è molto forte. È cotto un po' velocemente. Però è molto bene cotta la pasta. Però il frigidello è un po' fortino. Dico che è molto buona, è molto ben cotta, il frigitello è clamoroso dentro la pasta. Devo dare ragione a lui, la ricotta, che era il tema portante, la devi cercare, praticamente non c'è, non si è quasi sciolta e quindi non fa parte portante del piatto. Io un po' ci ho provato, però ognuno la interpreta come vuole. Qua Stella l'ha usata come ripieno di questi ravioli a mezzaluna con dentro pistacchi e noce moscata e lucidati con un burro al limone, zafferano e basilico, quindi molto delicato. Perfetta l'altezza della sfoglia, intanto brava, perché non è troppo sottile, quindi si sente bene, però il ripieno è molto... molto presente, quindi è ben ripieno, brava, perché la ricotta è elemento protagonista in questo caso, lo zafferano non è invasivo, molto buono e conditi bene. Allora, ne prendo uno, me lo lascio quello col che è? Basilico. Allora, voi ve lo traduco perché non potete vederlo, non l'ha mangiato piatto, l'ha mangiato così, alto. Davvero? Questo è più centrato, perché si sente la ricotta e si sente un'altra cosa. Pistacchi croccanti. Ma no, noce moscata. Limone. Il limone è fuori, per questo che serve il sughetto. Poi il limone ti pulisce la bocca. È più centrato questo qua. Sento la prova ricotta, ricordo. Basta con la ricotta.
e molto indovinato. È un piatto tendente al dolce. C'è una dolcezza che è tipica proprio della ricotta, quindi molto pervasiva, tirata appena su quello che serve dal limone. Brava. Bene. Piatto mediterraneo, un po' napoletano come ispirazione. Io ora beh, lo dico dopo, perché non voglio influenzarvi. Allora, con i colori al contrario, votiamo. Celeste sul piatto giallo di Stan. Sì, sì, comunque sì, perché, certo, sì. E giallo per il piatto celeste di Stella. O perlomeno su quello che rimane. Adesso che avete votato, dico che questi tipi di burri emulsionati e aromatizzati leggerissimi sono perfetti per condire qualsiasi pasta fresca molto delicata. I voti sono altissimi. Hai preso 5-5, Stella. E quindi 15 punti su 12 di Stan. D'accordo, giudici. Tutti 4, tutti 5. Ora, io voglio assaggiarli quei fusilli, quindi un attimo solo pubblicità. Torniamo subito. Parto con l'applauso anch'io, signori, amici di Qualche Fiamme, perché ci hanno stupito con due piatti di pasta e ricotta stupendi. Voti alti, ha vinto Stella per 15-12 su Stan e scegli fra due dei miei ingredienti preferiti, soprattutto per le scene a due. Curcuma o tabasco? Direi curcuma. Curcuma. Bella gialla anche quella. La curcuma è l'ingrediente base per la prova di creatività. Curcuma, uno degli ingredienti del curry, dà un bel colore giallo, non è troppo invasivo, va reso creativo, quindi questa sarà solo una parte e ci deve essere stavolta nel piatto. Tutto il resto lo trovate dietro di voi. Via, 30 secondi. Prego, Stan. Allora, petto di pollo, altri peperoni, porro, fecola di patate e, attenta alla porta, aglio. Qua, uova sode già sgusciate, curry, un mix di peperoni, melanzane, solanacee varie, patata e basilico, con tanto di farina di grano duro rimacinato. Stop al tempo e via ai vostri 10 minuti. Via, via, via. Parto da te adesso che sei in svantaggio, come pensi di recuperare? Ah, penso di recuperare facendo un pollo saltato sempre nel wok, perché a casa uso solo il wok. Mettilo su quello bello grande di fuoco. Ok, grazie. A Fiammetta piace molto il wok. Anche a me. Anche perché tornando a casa la sera tardi ho poco tempo per... Poi usi una casseruola sopra, la si fa cotture che per cucinare e quindi... Quindi lo fai a straccetti? Esatto, no, a bocconcini, piccoli bocconcini. Metti tutto insieme, quindi partirai dal prima porro... Partirò col porro, lo farò soffriggere leggermente nel wok con un po' d'olio. Più sottile lo fai, meglio ti cuoce. Cucini sempre con i coltelli così piccoli? Sì. Okay. Mani piccole. No, no, no. Vai. Grazie. Ci tengo alla mia giuria. Usi olio extravergine. Esatto. Ok. Poi vedo dell'aceto di mele che presumo serva per decaramellare tutto, cioè esatto, per sfumare. Esatto, sì, perché starà un po' agrodolce perché c'è anche del miele. E poi questi peperoni danno questo tipo di gusto qua. Esatto, i pomodori agi. Ok, ci piace. E si capisce anche bene. Ti va di tagliarmi a dadolini mini 1, 2, 3? 1, 2, 3? Una fetta di peperone giallo, una fetta di peperone rosso. Ok, dai, allora sì. Mica tutto. E la melanzana anche? Magari. Allora, tu mi racconti da sola cosa ci fai? Cosa vi faccio? Faccio un uovo nell'uovo, io direi. È un uovo sodo impanato dentro la rimacinata di semola con del curry, del zenzero in polvere e... la curcuma, appunto. Ok, quindi diciamo tutto vegetale con l'uovo. Con un curry di verdure. Allora, quando si utilizzano queste verdure, io alla melanzana gli tolgo sempre la parte centrale che è ricchissima di acqua e poco sapore, così rimane più compatto. Cioè, la polpa interna la butti? Eh? Non ho capito niente. Quando uso per fare questi tipi di pasti dove ho elementi dove mi serve la compattezza simile alle altre verdure, non uso la parte interna della melanzana. Che è spugna e basta, esatto. Fiammetta si mangia l'uovo. Che noi? Ci sta per noi? Che vuol dire si mangia l'uovo? Cioè, fa tre uova?
Sì. Ah, tre. Certo, tre. Sono tre, uno per uno, assolutamente. Questo mai te lo lasciamo. No, ma si ammetta, io voglio che tu cresca, ma è Chiara che la vedo così gracilina. Allora, se vuoi partire con la... sì. Uno, allora, uno dei sogni di Stella, quando chiedo a che personaggio famoso vuoi cucinare, è di cucinare per... la regina di Olanda. Che c'è? Aspetta, è meno esigente di te, di sicuro. Beh, guarda. Sicuramente meno. E sai perché? Perché dopo le sette, regina, chiamami pure Luciana. Perché beve? Cioè, beve? No, dopo le sette chiunque. Ma no, ma è vero, beve, va all'isola d'Elba, quindi sì, la puoi incontrare. Sì, veramente. Tu arco fino all'altro ieri, poi ha venduto perché non ce l'ha fatta ho più. Ha venduto. C'è la villa. Ha venduto, questo è un fuoco più vivo, Stella. È vero, c'è uno studio di notai che ha curato la vendita della regina d'Olanda, perché ammazzo, capito? Allora c'ha torniamo bisogno. Qua un attimo, sennò poi dopo arrivo lì e mi fa che hai fatto. Allora tre ovette là, lì wok è pronta la puntata, tu come lo fai? Io e Stella abbiamo tagliato a dadini patate, peperone giallo e verde e melanzana, le sta facendo saltare con uno spicchio d'aglio privato del germe interno, certo, e ci fa tre uova sode passate nella farina rimacinata con del curry, dello zenzero, e lo ripasso nelle uova prima di friggerlo. Ah, perché così non mi si piacciono. Attacca. No, esatto. Ma neanche a me. Che vi piace con la curcuma? Prima, beh, ti basta, dolce. Guarda, dopo quando viene a chiedere come facciamo la curcuma. Ma guarda un po', ho detto una cosa che non è sbagliata. Allora, metà latte e metà panna, quindi 250 grammi, 250 ml di panna, 250 ml di latte, 5 fogli di gelatina, quella per gelatinare, la colla di pesce per intendersi, 120 grammi circa di zucchero semolato, un cucchiaio di curcuma, un baccello di vaniglia. Fate bollire la panna e il latte assieme allo zucchero, quando si scioglie aggiungete la vaniglia tagliata in due e poi dopo la raschiate così tutti i semi vanno dentro, aggiungete la curcuma solo alla fine, sbattete bene e fate ammollare i fogli di gelatina e li versate all'interno. Farete una panna cotta velocissima che verserete in dei bicchieri di plastica, così se non avete stampi li mettete in frigorifero coperti con la pellicola se non prendono odore, e poi per sformarli rompete il bicchiere di plastica e vi rimane la vostra panna cotta da servire, che ne so, con una salsina al cioccolato fondente. Una roba un po' diversa, insomma, tanto la curcuma non dà troppo di sapore, lei usa anche il curry. Voglio vedere qua a che punto siamo. Bel colore, qua c'è la curcuma. Quindi porro, pollo, saltato. Hai già messo anche la fecola? No, non ancora. Non ancora, allora non ancora. Ti conviene aggiungere liquido, esatto, prima? Caro mio signore. E quando parte così devo fare lo sborone. No, no. Chiedimi, Riccardo, allora, tu conosci la curcuma? Riccardo, tu conosci la curcuma? Io ce l'ho a casa la curcuma, pensa. Chiara, è vero. L'ha vista lei? Posso confermare. Io apro la porta, vedo il baratto scritto curcuma, la curcuma, la scanso. Ma è così, ti giuro, ce l'ho da due anni. Ma la bella Valentina, la mia amica, Riccardo, te la lascio. Ma che cos'è? Tipo curry per farmi la cosa. Però è scritto curcuma, e dico una curcuma. E prendo il curry, niente. Ma mettila dietro direttamente. Sì, infatti, però siccome è grossa mi squaderna tutte le mie boccettine dritte. Mamma mia, cioè le boccettine. Ma sì, sì. Uno che pettina i tappeti. Sai che c'è persino chi la curcuma ce l'ha così perché è un rizoma. E quindi cos'è? Si può anche... Ce l'ha così. Quelli che collezioni te, i rizoma nei cassetti lì? No, scusa. No. Non gli posso raccontare niente in camerino. Comunque ci siamo capiti. Ok, c'è, sì, anche così. Non la uso mai da sola perché mi piace come mix nel curry. E allora, siccome il curry è una polvere che ciascuno fa a modo suo, mi piace moltissimo provare a seconda delle abitudini della gente. Dà molto colore, sì, quindi viene questo, sì, bel giallo, giallo ocra, giallo, stupendo. Visto che ha detto curry, visto che sai tutte queste cose, tu lo sai com'è il curry quando è fresco? Ma però sarà tipo lo zafferano, una polvere di un pistillo, di una roba, cioè così.
Sono la polvere di un fiore. È una foglia verde stondata così, che se avete voglia di provarla fresca è stupenda. Una foglia di curry? Sono foglie, piccoline, si trova anche secco, ma quella fresca nei negozi orientali così si trova, è pazzesca, saltata a vivo anche nel fuoco, con l'olio, degli elementi come il pollo, il tacchino, è stupenda, profumatissima. Chiara finisce con la curcuma. Chiara, allora, io a me piace con la verza, la curcuma, quindi faccio degli involtini di verza con dentro della carne macinata oppure anche patate e funghi e poi li aromatizzo con la curcuma, però quando li stufo in padella, quindi li aggiungo alla fine. Diciamo che la curcuma e il curry sono quegli elementi che tutti dovrebbero tenere nel cassetto fra le boccette, perché ti mettono a posto quei piatti facili da tutti i giorni. Voi state impiattando bene, perché fra 30 secondi vi tolgo il piatto e vi faccio già i complimenti perché vedo che siete in tempo con piatti non buttati lì, presentati bene, mi piacete, bravi. 10 secondi, Stella. Tre, due, vedi che è utile impiattare un pochino prima. Zero, stop. L'ultimo uovo. Vai. Eccoci. Vai, che belli. Sai che se questi li fai cuocere meno all'inizio, sei brava a sgusciarli, rimangono ancora col tuorlo. Un po' difficile però. Belli, allora, belli colorati. Questi qui potrebbero essere abbinati alla maglia di Fiammetta, hanno gli stessi colori identici. È vero. Fiammetta, allora, mi sa che sei piatti prima. Sei è avanti. Si abbina. Sì. Sei piatti. Questo è il piatto di Stan. Ormai è Stan, non è più Stan. Stan, stupendo. Sinceramente ammazzi un po' tutti quanti i gusti, nel senso che risulta un po' secca la carne, cotta nonostante sia cotta nel wok, e l'amarognolo della curcuma copre completamente tutto, cioè sicuramente c'è, quindi l'elemento protagonista è, però cioè, sa solo di curcuma. Ti posso fare una domanda stupida? L'hai buttata dal barattolino? Sì. Mai fare queste cose quando ci sono elementi così forti, sempre con un cucchiaino e poi si aggiunge. Ho fatto dei danni a volte... Successo anche a quelli bravi. Sì, in casa. Ai professional. Ti metti lì, ti suona il telefono, boom. Guarda, ogni volta la tiravo fuori e la rimettevo dentro il barattolo. Io... Come ti piace a te? No. Quindi è questa la curcuma. Quindi questa. Sì, qua è come il barattolo tuo, devi spostare la curcuma e trovi il pollo. E io ti dico che questo allora è un piatto che comunque merita 5, perché cioè, c'è la curcuma. È la curcuma! In purezza! A me piace molto. Quella maglietta. No, perché Fiammetta gli piacciono questi gusti così. È vero, è un pochino asciutto, dovevi farlo più morbido. E poi gli manca il riso, perché va assolutamente mangiato col riso. Non può essere mangiato da solo, o del pane, insomma, o del couscous, quello che vuoi. Però c'è, è buono, a me piace. Io non potevo dirlo prima, però sì, un po' asciuttino è. Sì, un po' asciuttino. Infatti ti ho chiesto prima, ho detto, hai già messo la... per dirti di aggiungere liquido. Queste splendide ovette sono di Stella, che le ha panate in una panatura allo zenzero, in polvere, e poi le ha servite su questa caponatina di verdure dolci. Quella... Magari assaggiaci le verdurine insieme. Sì, sì. Allora, qui la curcuma invece si percepisce appena, forse perché si arriva anche da quell'altro piatto. Si percepisce poco, però è molto creativa l'idea. È molto carina dell'uovo dentro l'uovo, come hai detto tu prima. Dà non solo colore, dà sapore, però in maniera delicata. Quindi senza esagerare, senza essere troppo invasivo. E poi le verdure tagliate così piccoline in abbinamento stanno bene. Non sono neanche troppo
preservativa anche in questo caso. È buono, devo dire che è buono. L'uovo, onestamente, Simone è molto forte per accettare. Era molto sodo, un saporino già... esatto, come questo della curcuma. Ma le verdure, spero ci sia la curcuma nelle verdure. Certo, sì, sì, sì. Gli danno quella roba che... Quello zinco. Esatto, quasi sarebbe da riempire con le verdure l'uovo. Capito? Ah, non è una cosa, è vero, dopo fritto, tagliato, svuotato, aggiunto il rosso alle verdure e poi riempite dentro. Te rendi conto che te dico ormai? Io l'uovo lo compro poco, adesso me ne voglio comprare 150 uova. Sì, perché non cadono le uova. Comprare 6 a settimana. Vabbè, 6. Fresche, buone. Sì. Adesso c'è la moda di mettersi la gallina sul balcone. È vero, Fiammetta lo sa, lo fanno a Parigi. Vero, è vero, a Parigi. A Parigi, la cocotte. Devo dire un modo nuovo di presentare l'uovo sodo, che tra tutti i modi di presentare l'uovo, che sono 100.000, è un po' orfanello di solito, perché manca. Qui invece è presentato molto bene, è gran divertente. Sposo la sua idea di riempirlo eventualmente con questa piccola dadolata. Però l'idea della panatura è molto originale. Io aggiungendo un po' di tempo, lo chef Riccardo Rossi mi stava suggerendo adesso, magari che con anche una salsina aggiunta in più, per dare un po' di cremosità. Va bene, esatto, chef? Io, questa è sua la ricetta. Buona ricetta. Bene, signori. Piatto di Stan. Pollo al wok con peperoni, curcuma e porri. Anzi, con peperoni, curcuma e porri. Però no, non male. Per poi passare a ciò che rimane dell'uovo nell'uovo di Stella. Un 17 per Stella. 26-19. Buono. Non sono tanti. Scegli, prova di presentazione. Caprese o frutta caramellata? Non la mangeranno, ma la guarderanno. Caprese. Mi sa che la mangiano anche allora. Sì. Ma caprese di mozzarella o caprese dolce? Chi lo sa? Scherzo, mozzarella. Questo è l'ingrediente per la prova di presentazione. Allora, durante il cartello che mi copre con la faccetta del maiale, ho sbagliato il conteggio, era 9 per Stan. Però qua c'è da esaltare il colore, la forma, lo stacco dal piatto, e è facile secondo me con questi ingredienti bandiera dell'Italia. Dovete farlo per stupire la giuria, dai che le recuperi. Via, 7 minuti. Allora, avrei bisogno, per favore, Stan. Simo, Stan. Allora, una dadolata di pomodoro verde e pomodoro rosso, per favore, grazie. Okay, chef. Ok, che ci fai? Allora, faccio una dadolata di pomodori, dadolata di mozzarella, riempio una noce di cocco, basilico e una spolverizzata di noce di cocco, cioè il cocco sulla caprese. Ok, la monti in verticale? La monti, cioè che forma gli dai? Forma? Non lo sai? Non lo so, la metti a ventaglio, la metti stesa, la metti... La metto dentro una ciotolina, dentro una ciotolina a forma di pomodoro. Ok. Stella, sì? Che fai? Taglio il pomodoro cercando di dargli una forma di fiore, pianta, mo vediamo come viene. Quello che viene, viene. Sì. Come una pianta. Non ti adagiare, non ti adagiare perché sei in vantaggio. No, ma per carità.
Ok, io ho finito qua. Grazie. Metto insieme. Non ho ancora capito bene come la monti, però lo vedremo strada facendo. Vado da stella. Attenta! In questa prova è importante tutto. Mettilo qua, sì, il piatto. Sì, bravo. Se no si sporca. Grazie, grazie. Ci mancherebbe, è un piacere. Allora, io voglio sapere soprattutto come utilizzate il basilico. Il basilico per colore. Ok, usi la foglia o usi il pesto? Uso la foglia e il pesto. Per il, la foglia per il colore sul pomodoro, il pesto per dare un colore sulla mozzarella. Ok. E diciamo... Vi vedo tranquilli, mi mettete tranquillità anche a me, quindi posso allontanarmi e venire al tavolo rouge. Dunque, io ho letto che in realtà la caprese, da un punto di vista dietetico, il mix del latte della mozzarella con l'acidità del pomodoro, con l'acidità del pomodoro non è proprio una meraviglia. Se poi sopra ci metti un litro d'olio come faccio io, sale, pepe in grani, un chilo e mezzo di pizza tagliata sottile, aperta a metà, capito, che ti prendi tutto quello tipo te lo mangi, godi giù con frascabbiaggio di lato secco, non è proprio il massimo della vita, però ti permette di dire che hai mangiato a pranzo una caprese. No, non è il massimo della vita, non è il massimo della dieta, della vita sì. Sì, esatto. Bufala. Bufala? O no? Bravo. Per la caprese? Domanda. Perché in teoria no. No. Bravo. Però bufala è più buona. In teoria no, perché lascia giù molta acqua. E quindi no, se è una buona mozzarella normale, anche adesso perché deve essere sempre di bufala la mozzarella, non è giusto. Se è una buona mozzarella normale, normale, come per la pizza. A temperatura che va, ambiente. Normale. A temperatura ambiente, una bella torre fatta di un pomodoro maturissimo rotondo, una fetta di mozzarella, un po' di origano fresco. Sì, di Pantelleria. Vari strati fino a quando si arriva sopra, una piccola fogliolina, una presentazione sì, io fantastica. Io ci metto le sfogliettine di pane, sai, fatte fine tostate, che assorbono un po' dell'acqua di uno dell'altro, così c'è anche un po' di crunch, è uno dei miei piatti preferiti. Un po' di pepe, ma non serve, no, no, niente, niente, così. L'olio deve essere delicato. L'olio buono. Non deve essere. Oddio, mi sto venendo una fame. No, vedo la pizza. E poi capri, una caprese, capri poi capri. Sfondo. Massaggio alle 15, 17, così, un piccolo cake, 19 aperitivo, 20 cena, poi... e poi dopo ti faccio una telefonata. No, poteva arrivare la sera. Chiara Maci, ne faccio piccoline. No, non la faccio. Che non è vero che faccio tutto piccolino. Faccio un cupcake. Non faccio nessun cupcake. Però si potrebbe utilizzare il pomodoro come contenitore. Oppure io farei, tu fai col pane intervallato. Ci metterai il pane carasau. Così lo posso fare tranquillamente con sfoglia di pane carasau, pesto di basilico sopra, pomodoro dadolata e pomodori e mozzarella dadolata. Io preferisco la bufala, però effettivamente perde molta acqua, quindi... è una scelta poi più lo sai che se sei bravo a fare la concassia di pomodoro, cioè quindi solo di polpa, senza acqua, senza seme, la mozzarella la strizzi un po' nel mezzo alla carta, metti il basilico, la condisci appena con un po' di origano e ce la metti dentro, agli involtini di pasta fillo, cioè fai la pasta fillo arrotolata a lungo e la friggi subito la prima che faccia l'acqua, ti fila, ti viene fuori il profumo dell'origano, viene una caprese pizzaiola da urlo. E quella la pucciate dentro il pesto liquido senza aglio e formaggio. E signori miei, quello dopo le 20. Esatto. Allora, mancano 40 secondi. Allora, uso questi 40 secondi mentre loro impiattano, perché qua ho visto il cocco. Noi siamo abituati a vedere questo come cocco. Però questo è un cocco, cioè è l'interno del cocco. Ovviamente quello che si mangia già vecchio, cioè quando si asciuga, secca, diventa legnoso. Ma poche settimane fa ho avuto la fortuna di fare un lavoro a Zanzibar dove ho chiesto, ma qua il cocco, se voglio mangiare un cocco, uno si è legato un pezzo di corda ai piedi e ha cominciato ad arrampicarsi su una palma di 20 metri circa a tagliarti i cocchi, e quando è dentro questo è sottilissimo, si beve, è tutto verde fuori, è tutta un'altra cosa rispetto a questo. Quindi tutto questo per arrivare a dire non bevete l'acqua di questo, che è già vecchia. 3, 2, 1, piatti sull'alzata, bravi, siete in tempo. Entrambi ovviamente sottolineano la bandiera italiana, ammazza ragazzi, bravi. Ma è... mm.
Pesa un chilo. Cazzo, ragazzi, bravissimi. Non so chi vince, non lo sappiamo neanche noi. Bisogna pensarci un po', eh? Pubblicità. Bentornati in studio a Fuochi e Fiamme, bellissima puntata, e non è un modo di dire. Stella conduce per 26-21 su Stan, su delle prove stupende che hanno effettuato. L'ultima chiedeva di presentare in maniera creativa, ammaliante, della caprese utilizzando una mozzarella scelta fra fior di latte e bufala. Allora, qui sei stato bravo a rispettare i colori, perché effettivamente i colori della caprese, quindi rosso, bianco e verde, li hai rispettati nei piatti. Il piatto verde, questa cocotte rossa con il bordo bianco. È molto bello, sicuramente di grande presentazione, hai elevato un po' la caprese, che normalmente è un antipasto abbastanza semplice, e è carina anche l'idea della noce di cocco. Fa un po' rustico, la grattugiata sopra non la considero più di tanto a livello di sapore, perché comunque è presentazione, ma è fatto molto bene, curato. Ti ascolto. Molto carina, devo dire, effettivamente fa venire voglia di proprio, capito, col cucchiaio te la mandi giù velocemente. È molto carina, è una bella presentazione. Hai piantato il basilico sul terrazzo? Beh sì, adesso nei primi giorni, sì. Con la gallina? Con la gallina, sì. Finalmente una caprese facile da mangiare, perché di solito non è così, bisogna trafficare molto. Invece qui si potrebbe fare addirittura senza posate, con due piccole bacchettine, stile un po' giapponese. Da divano anche? Sì, da divano, anche sotto un ombrellone, ecco. Se te lo portano, da per lettino. Esempio, sei al mare a Saint-Tropez e ti portano, ecco. Questa cosa. Ci piace, vai avanti, prosegui. Saint-Tropez? Ore 14, per favore. A Capri, alla canzone del mare. Anche, va, certo. Bene? Va bene? Ecco, brava, ti portano questo ed è la felicità. Giornetta, anzi, suggeriamoglielo, ecco. Perché non la portano mai così. Ecco, ma chiamatemi a fare una consulenza, anzi, vengo volentieri, Se a Capri e soprattutto anche a Saint-Tropez. Allora, comunque, è piaciuto, Stan. Questo è Stella, che ha fatto una simile rosa dei venti quasi, intagliando il pomodoro e mettendo le mozzarelline ciliegia. Qui c'è il rispetto dell'eleganza, della precisione, della leggerezza, perché il piatto ti trasmette comunque leggerezza e quindi una finta leggerezza, perché alla fine il piatto così leggero poi non è. È molto bello, l'idea della divisione dei colori con al centro questo verde è sicuramente molto bello, è bello perché è curato nei minimi dettagli, non ci sono sbavature, non c'è niente, quindi è una splendida. Di che colore è il basilico? Verde. È molto bella questa caprese, perché poi guarda, si vede anche l'olio, il giallo solo sotto l'olio d'oliva è meraviglioso. Poi mi piace molto questo pomodoro che esce fuori così, sembra uno di quei mostri, capito, che tirano fuori al cinema, le zampe così, no? Viene, sembra una cosa, un'animazione. Molto bello, molto elegante, molto curato, grande idea del piatto trasparente. Sì, perché poi stacca poco, sì, sul nostro tavolo rosso, però. Però. Allora, oltre, diciamo, alla giallo data, giustamente, insieme dei colori, questi bocconcini di mozzarella sono stati scelti, bocconcini che sono anche facili da mangiare e poi hanno questo aspetto più cocchettino. Io lodo molto il taglio del pomodoro, sì, perché questo non è una cosa semplice da fare. Ecco, fa parte di quel taglio della frutta o della verdura che pochi sanno fare, però che è di grandissima figura con poco. Normalmente si vede con il limone. Il pomodoro è più difficile. Sì, molto difficile, perché è morbido, c'ha l'acqua fuori alla pellicina dura che devi incidere senza fare uscire. Esatto. E si fa con il coltello seghettato. Seghettato. Allora, signori, qua più serietà, perché comunque c'è un kit pieno di piccoli attrezzi, grandi attrezzi, medi attrezzi, pentole, forchette, fruste, c'è anche il taccuino nero di Riccardo Rossi. E ci sono 5 punti di differenza, ripeto, 26-21 per Stella su Stan. I voti della presentazione, non so se li vedete, ma sono altissimi.
ammazza due amplay in 15 pari, ma vince Stella. 41 a 36 vince Stella. Ten. Mi spiace, Stella, brava, dammi un bacio. Mega kit per te. Adesso ve li presento, coloro che hanno utilizzato i pennarelli per dare un giudizio alle vostre creazioni. Voi usate il telecomando, anche domani sera sulla 7 di 18:40 ci siamo solo noi. Guarda che Stella è un bel soprannome. Brava, grazie. Sarà bellissimo. Non sei bellissimo. Sì, sì, era molto tesa, bellissimo. Grazie mille. Bravo, grazie. Complimenti. Molte grazie. Molto carino, molto carino. Bravi tutti e due, sì. Proprio bravi. Infatti siamo stati molto su col voto perché è meritato. Grazie. Grazie.